perché il gruppo Mani Aperte ha preparato un nuovo lavoro. Abbiamo il piacere di avere in sala anche il commediografo, l'autore della commedia, che inviterei qua sul palco, il signor Luciano Lunghi. Non vedo dove sia. Luciano, prego, accomodati. Qui a fianco a me c'è Vito. Vito è un grande, è un vecchietto di ben 62 anni, ma che dedica sempre al volontariato. Una persona che è veramente valida. Comunque, io prima di tutto vorrei fare i complimenti a Luciano, che a mio giudizio è il miglior commediografo che ha la Regione Lombardia. Noi abbiamo avuto già il piacere di fare altri lavori di Luciano, ma questa qua è particolare, perché si svolge in uno studio medico, uno psicologo, il dottore dei pazzi. Chi di voi non è pazzo? Secondo me lo siete tutti, tranne me. Io sono esente dall'esserlo. Allora, prima di presentare il gruppo, io vorrei che Luciano e Vito dicessero due parole. Inizia con Luciano. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Lui è troppo gentile, sono io che devo ringraziare loro, perché quello che io scrivo poi resta su un pezzo di carta fin quando qualcuno non lo prende e non lo mette in scena. Per cui, perché voi possiate ridere, divertirvi, come mi auguro e come sono sicuro che succederà, serve che qualcuno lo prenda, lo studi, si faccia un mazzo grande e lo realizzi. Per cui sono io che devo ringraziare voi, perché sennò altrimenti quella resterebbe una creatura morta, diciamo. Poi grazie a voi, perché vabbè, ecco. Io volevo solo spiegare la motivazione di questo spettacolo. È una cosa che è iniziata con il terremoto del centro Italia, con Lello, che ci ha già presentato un'altra commedia di Lunghi, molto interessante, molto divertente. Questa collaborazione è andata avanti e ci troviamo oggi ad avere questa bella sinergia tra una compagnia teatrale amatoriale, quindi se faranno qualche errore non prendetevelo, perché sono persone che fanno volontariato, che agiscono sul campo della cultura, quindi del teatro. La Protezione Civile, che si impegna anche sempre sul sociale, è un'altra sinergia nata tra i donatori di sangue, tra cui anch'io, che sono 30 anni che donano il sangue, ed è nata questa bella sinergia, cioè tre modi di fare volontariato: uno culturale, l'altro da tipo sempre letterario, perché ha scritto una bella commedia, e dall'altra parte l'Aido, che fa un altro servizio, e la Protezione Civile, che spero conosciate tutti. Perché Lado? Perché la Protezione Civile si mette anche in questo piccolo meccanismo? Vi spiego due cose molto brevi. Dal 2 di gennaio del 2018 è venuto fuori una nuova legge sulla Protezione Civile. I comuni non danno più stanziamenti alla Protezione Civile, ma siamo diventati associazioni del terzo settore, quindi tutto quello che spendiamo dobbiamo recuperarlo attraverso queste iniziative. Quindi è un ringraziamento, oggi la presenza è decisamente molto più numerosa dell'altra volta, siamo circa 230 persone, quindi non è poco. Se qualcuno di voi ha avuto anche una sensazione di essere stata o stato stalkerato, scusateci, nel senso che abbiamo mandato tanti di quei messaggi, WhatsApp, MSS, tutto quello che era possibile mandare abbiamo mandato. Qualcuno mi ha risposto a carattere cubitali, abbiamo capito, va bene, scusateci, ma il risultato è quello che vedete. Spero che vi divertiate e sappiate che il contributo che avete dato anche economicamente questa sera andrà per una parte alla parrocchia San Silvestro, dove la compagnia opera e la chiesa mette gratuitamente il proprio teatro, però è giusto anche quantomeno pagare la corrente, riscaldamento d'inverno e quant'altro, e una parte andrà alla Protezione Civile, che serviranno ad acquistare quelle attrezzature tecniche che ci permettono di essere efficienti e efficace durante il momento del bisogno, durante le emergenze. Vi ringrazio. Allora, dicevo prima, ognuno di noi ha una sua tipologia di pazzia. Noi qua, attraverso il nostro Luciano, abbiamo studiato questi personaggi
che potrebbero benissimo essere qualsiasi di noi, uno di noi. C'è lo sfigato, c'è puntini sospensivi che tenteranno di farvi sì sorridere, ma lo scopo è anche farvi pensare che spesso giudicare chi ci circonda non è così giusto farlo. Io vi auguro che vi possiate divertire. Io con la mia compagnia mi sono divertito tantissimo, perché ho veramente dei bravi attori e brave attrici, e li voglio ringraziare, come ringrazio anche voi di essere qua stasera. Buon divertimento, grazie. Grazie, sarà il nuovo studio che mi stimola, ma mi sento veramente bene. Meno male, perché c'è già un problema questa mattina. Oh no, non abbiamo ancora cominciato. È lei che ha voluto a tutti i costi quel coso lì. Oh, ma non siete ancora andati d'accordo voi due. Le ho spiegato che il computer è la base per una pratica e moderna organizzazione del lavoro. Ah. Sarà, ma il suo computer ha toppato alla grande. Ovvero? Ero scesa allo studio per preparare la giornata di oggi. Nuovo studio, nuovo computer, nuovi pazienti, la prima volta anche per me, per noi. Bene, accendo il computer e, come mi ha insegnato il tecnico, chiedo la stampa per la lista dei pazienti con i relativi appuntamenti. Sorpresa! Che cosa? Che cosa? Gli appuntamenti sono distanziati l'uno dall'altro di soltanto 9 minuti. Io ho pensato a un errore e ho ripetuto l'operazione. Niente, la lista è uguale. Tra un paziente e l'altro ci sono soltanto 9 minuti. Ma perché non mi ha chiamato? L'ho fatto, ma lei ha sempre il cellulare spento. Sì, è vero, me lo dimentico sempre. È vero. Comunque io ho chiamato il tecnico, il quale ha dato un'occhiatina e mi ha detto: oh, un piccolissimo errore di programma. Invece di 90 minuti il computer ha dimenticato lo zero e ha dato i benedetti appuntamenti con noi. Comunque ha messo a posto, non dovrebbero esserci più problemi. Vede, è una pazienza difficile lei. Ah sì, ma la segreteria telefonica è collegata con il computer e gli appuntamenti li aveva già fissati. Vuole dire che... Voglio dire che questa mattina avremo tutti i pazienti che arriveranno più o meno alla stessa ora. Ah, cominciamo bene. Io ho cercato di avvertirli, ma di questi 9 pazienti, di soltanto 3 avevo il recapito. E di questi 2 soltanto hanno risposto. Ma chi sono questi pazienti? Uno è Giacomino, e salvo Giacomino, gli altri sono tutti pazienti nuovi. Iniziano oggi la loro seduta. In pratica noi non li abbiamo mai visti. Ah, bell'inizio, non c'è che dire, veramente. E lei che ha voluto a tutti i costi il computer. Ma non c'entra il computer. Senta piuttosto, di Giacomino comunque abbiamo la scheda col numero di telefono, se non sbaglio. Sì, infatti lui è uno di quelli che ho avvertito, ma la mamma non risposta. Dovrebbe essere lui che arriva per primo. Vabbè, insomma, poco male. Quando arriveranno questi 9 pazienti, e vedremo di metterci d'accordo. Ecco. Adesso io vado di là nel mio studio, quando arriva Giacomino con la mamma, Thank you.
Le piace? Bellissimo. Ma dovremo fare qualche modifica. Per esempio, per uno psicologo queste sedie sono un po' troppe. In una sala d'aspetto ne sono sufficienti alcune. Io basta. È vero, è vero. Infatti siamo sempre stati soli ad aspettare, vero Giacomino? Ma per fortuna, signora, che le modifiche non le abbiamo ancora fatte. Perché questa mattina ci sarà bisogno di tutte le poltrone. Ma come mai? È quell'infallibile macchina che dovrebbe sostituirmi ha iniziato la sua attività sbagliando tutti gli appuntamenti. Io ho cercato, signore, di avvertirla, ma lei non mi ha risposto. Ha ragione, era la mia sorella. Ma allora è lui la voce metallica che sentivamo al telefono? Il computer? Era proprio lui che, come dicevo, ho cercato di avvertirla, ma non mi ha risposto. Ma allora vuol dire che la dottoressa oggi non mi risponde? Le visite dovrebbe farle, però non lo so, io proveremo a sentire. Ma speriamo proprio, perché ho già preso appuntamento dal dentista. E portare anche lui sarebbe un tale problema. Quando sente il rumore del trapano diventa incontrollabile. Ha ragione, da fastidio anche a me. Adesso chiamo la dottoressa. Grazie, sì. Pronto, dottoressa, c'è la mamma di Giacomino. Chiede se può fare la visita. Sì, va bene, va bene. Signora, si accomodi. Oh, grazie. Vieni, Giacomino, ti piace qui? Siediti su. Ci togliamo lo zainetto. Devo guidare? No, grazie, ci penso io. Così il tuo blocco ce l'hai. Guarda, Giacomino. Come è andata, signora, questa settimana? Ma è andata benissimo, Pensi che forse di esperienza di libro a scuola? È contenta? Giacomino, sei contento? È contento, sì, pensi che gli hanno regalato un blocco nuovo e una matita con la lucina sulla punta. Ah. Buongiorno, signora. Ciao Giacomino. Oh, buongiorno. Dottrice Matti. Ma Giacomino. Buongiorno, signora. Non si preoccupi, conosco le sue reazioni. Cosa si vuol fare? Come sta oggi Giacomino? Seduto. Sì, lo vedo che sei seduto. Io intendevo dire come ti senti, Giacomino. Non mi sento. Dottoressa, sì? La signora chiedeva se questa mattina possiamo fare la seduta con Giacomino nonostante il malinteso degli appuntamenti, perché approfitterebbe per andare dal dentista. Sì, la seduta con lui la facciamo tranquillamente, lei vada pure dal dentista, non c'è problema. Grazie, dottoressa, mi risolve un problema. Allora, lo ritorno a prendere tra un'ora e mezza come al solito. A più tardi, Grazie, arrivederci. Giacomino, a più tardi. Mi raccomando. Bravo. Arrivederci. Arrivederla, signora. Allora Giacomino, vogliamo andare di là? Andiamo? Ok. Allora, vedrai, c'è un bellissimo studio con un grande finestrone che dà sul parco e una bellissima, comodissima poltrona. E poi ci sono tutte delle novità e quindi vedrai. Ieri. Bene, sì. Ma certo, vengo immediatamente. Cos'è successo? Giordani è partito completamente. È al 10° piano di casa sua sul cornicione, non vuole che nessuno gli vada vicino, sua moglie tanto meno. Lei ha chiamato i pompieri, sapendo che è in cura da noi, ovviamente le hanno consigliato di chiamarci. Lei ha la macchina, vero? Sì, sono qui. Benissimo, allora mi darà un passaggio lei. Andiamo. Ma dottoressa,
dottoressa, come facciamo con Giacomino? Non possiamo lasciarlo qui da solo e poi fra poco arriveranno tutti gli altri pazienti. Ma per Giacomino non c'è nessun problema, non si muoverà di lì. Quanto agli altri pazienti, lei insomma capiranno. Lei ha la sua mania di non avere la patente, ma si prenda un taxi come si fa qui? Ma non c'è un istante da perdere, forza, su. Ascolta Giacomino, adesso noi andiamo via un momentino, dopo lei torna e ti spiega tutto, va bene? Ok. Ah, e lasciate la porta aperta, eh? Pure la porta aperta? Sì, perché così se viene qualcuno potrà entrare e almeno accomodarsi. Coraggio, coraggio, su, stai pagando la vita di un uomo e per di più un mio paziente. Che traffico che ho trovato!
Sono anche un po' in ritardo. Ah, non importa, vero? Ma cosa è successo? È tanto che aspetta. Come? È tanto che aspetta una visita, doveva venire prima. Ma perché, cosa? Sonno. Ecco. C'è nessuno? Ah, buongiorno. Sta aspettando. Attesa. Ah, è lo studio del dottor Pergolesi? Sì, dottor Pergolesi. Lo psicologo? Sì, lo psicologo. Dottore Gimacci. Ma avete anche voi un appuntamento? Sì, io alle 10:18. E io alle 10:27. Ma che modo è di dare appuntamenti questo? Ma non se ne è accorto? È stato il computer. Non dicevo quello, mi riferisco al fatto che sono molto vicini l'uno con l'altro. Probabilmente c'è un errore. Ma non credo. Se è stato il computer a fissare gli appuntamenti, perché qualcuno l'ha organizzato così? Ma anche lei ha un appuntamento adesso, come noi? E lei? Beh, adesso sentiremo, ma secondo me c'è qualcosa che non va. Una seduta non può durare solo 9 minuti. Oh. Avanti, prego. Buongiorno. Buongiorno, miseria che traffico. Buongiorno. Buongiorno. No! La mancia! Cosa? Oddio! Non ha cavalli bene le gambe! Porta molta sfortuna! Come scusi? Non te ne manca mandare le gambe! Non ho gente che se ne è partita malamente! Proprio mi mancava questo. È arrivato il dottore? No, non sono interessante. Ma che cosa stranissima! Sarà una malattia. Oh, piacerebbe a me una malattia così. No, no, comunque può continuare a dormire, eh? Senta, mamma, lei aveva un appuntamento? Sì, con lo psicologo. A che ora? Alle 10:36. Bene. Ma cosa vuol dire? Ma perché? Cosa succede? Ma anche voi avete avuto un appuntamento? Per telefono dal computer? Sì, ho telefonato per fissare un appuntamento e mi ha risposto il computer. Mi sembra un ottimo modo questo per organizzare le cose, non crede? Certo, solo che però tra un appuntamento e un altro ci sono soltanto 9 minuti di differenza, eh? Mi sembra un po' pochini, no? Ci sarà una spiegazione, no? Yuhu! C'è nessuno? Avanti, prego, siamo a 7. Di qua? Buongiorno, buongiorno a tutti. Incantato. Ma quante persone! Buongiorno. Prego, si accomodi. Oh, grazie.
anche lei abbia un appuntamento con lo psicologo. No, beh, proprio un appuntamento no. Non è che abbia bisogno del dottore, io. È che una mia amica me ne ha parlato talmente tanto bene che ho pensato di venirla a conoscere di persona e fare una banalissima chiacchierata. Tutto qui. Quindi, sì. Anche lei è la prima seduta. Sì, ma no, ma come... No! Ma cavalli, fai le guante! Non dovrei mai incrociarle! Come? Sì, deve sapere che deve stare molto attenta a come mette le gambe quando si siede. Potrebbe pentirsela malamente per tutta la vita! Senta, ma questa è una storia che ho sentito molto spesso, molto più spesso di quello che lei crede. Questo però non è che mi aiuta. Ma senta, perché? No! No! Insomma, ma un altro spavento del genere è veramente, non può continuare così. Ci vuole far morire. Siete degli irresponsabili, tutti! Lei continua ad aggredirci! Non aggredisco nessuno, non è vero! No! Sì. Oh, beh! Cos'è questo? Un'assemblea di condominio? No, ma è arrivato il dottore! No, ancora le crociate della santa! Grazie. Non è vero che aggredisco le persone, non è vero. Sto cercando soltanto di difendere le mie idee. Se non lo facessi sarei schiacciato. Senta, lo sa che esiste anche il dialogo, il confronto, non solo lo scontro? E sì, dice bene lei. Bisogna vedere chi si ha intorno. Ma perché? Da chi sarebbe circondato lei? Sentiamo. Da dittatori e dittatrici! Ma magari sono solo persone che si difendono esattamente come fa lei. Ma non lo so, ma non ha mai provato a porsi, che so, con un tono diverso, un modo, in maniera più... Ma sta scherzando? Sarei subito spazzato via! Schiacciato! Senta, scusi, ma quali sono queste questioni così importanti su cui non è così importante non cedere? Ci può fare degli esempi? Il sale, per esempio. Il sale. 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 Certo, il sale! Voi non avete idea di quanta sfortuna porta il sale quando viene rovesciato. Mia moglie si ostina a riempire le saliere fino all'orlo. E voi solo io ad insistere, un dito sotto l'orlo. Sembra il minimo, no? Per non parlare poi degli specchi. Ma anche gli specchi. Certo, gli specchi. Devono essere tutti appesi al muro. Non appoggiati, oppure... fissati a un chiodino, a una semplicissima asta d'armadio. Mia moglie si ostina a portare nella borsetta uno specchietto, è pericolosissimo. Ma no, ma guardi, uno specchietto in una borsa di una donna è indispensabile, e poi sono così piccini. Gna 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 gna, piccini, è sempre uno specchio, Se si dovesse rompere sarebbero sette anni di guai. Guardi, a me è capitato di rompere uno specchio, ma le assicuro che gli anni che sono seguiti sono stati ottimi. Eh sì, tanto ottimi che poi è dovuta venire dallo psicologo a guarire dalla gioia. Se sono qui non è certo per colpa di uno specchio. Questo lo dice lei. Beh, se proprio lo vuole sapere, io qui... sono per un problema alimentare. Sono qui anch'io per problemi alimentari. Sì, ma il mio è un problema di testa. Il mio è un problema di tasche. Scusi, ma lei non mi sembra affatto in sovrappeso. Infatti, il mio è il problema opposto. Io mi potrei definire una persona ansiosa, nervosa. Pensi che tutto quello che ingerisco non assimilo nulla
Assolutamente nulla! Pensi che addirittura ho dovuto prendere per i costituenti! Ma beata lei! Io sono a sentire l'odore del cibo di ratto! Ma quindi anche lei dallo psicologo per... No. I miei sono problemi di origine affettiva. Una delusione d'amore. Una mede. Cosa? Una delusione d'amore a mede. Tutti gli uomini che inizio a frequentare dopo poco tempo si dileguano. Forse è laggio. Ma è molto sventoso. Ma stavo scherzando. Non so perché, ma le mie storie non resistono mai più di una settimana. E secondo lei da che cosa mi... Parecchio è. No! No! Un altro spavento del genere invece dello psicologo avrà bisogno del cardiologo, ma basta! È arrivato il dottore? Sì, 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 è arrivato, è il cane lo studio. Lei è il primo! Bene, bene, sì. Grazie. Non lo facciamo aspettare perché è troppo. Vado, vado, vado. Conosciate in Terra Santa? La sfortuna? Se la tira addosso? Ma non c'entra niente la sfortuna. Oh, forse sono io, ma non so perché. Per parlare parlano, Cioè, nel senso che cercano di motivare il perché. Uno mi dice che devo responsabilizzarmi di più. Un altro dice che dovrei divertirmi un po', un altro dice che potrei essere un pochino più responsabile, divertente, insomma... Basta, dai, per carità, facciamo prima se ci dice difetti che non ha. No, scusi. Ma perché li chiama difetti? Sono le opinioni di altre persone. È proprio per questo, se la volta prima qualcuno mi accusava di qualcosa, io la volta successiva... provavo ad adeguarmi per poter piacere alla persona con cui stavo. Ma così facendo lei ha recitato dei ruoli. Sì, ma la cosa non mi pesava. Certo che no, però così nessuno l'ha potuta mai conoscere. Così lei si adeguava alle persone che conosceva. Peggio, si adeguava ai gusti delle persone precedenti mentre stava con un'altra. Così non potrà mai funzionare. Lo so, ma così potrei anche non piacere. No, basta così per colpo e per carità. Questa è l'ultima fesseria che sono disposta ad ascoltare. Ma come? Da 100 anni ci battiamo contro il gioco a cui il maschio ci ha incatenato. E cosa mi tocca sentire? Che c'è una donna che oltre a volere il guinzaglio sgridizza davanti al padrone. Ma no, veramente, non saremo mai veramente liberi fino a quando ci saranno in giro delle donne come te. Ma io veramente pensavo di... Tu stai vanificando con i tuoi discorsi, i tuoi atteggiamenti, i tuoi ragionamenti. Un secolo di femminismo. Obiezione, vostro onore. Respinta. Ma lo sai che così facendo distruggi tutti gli ideali di noi donne, che fai proprio il loro gioco. Ma io sento il bisogno di... Cosa? Senti il bisogno di cosa? Di avere un padrone a cui la voglia sottostà. Se proprio vuoi un padrone, cercatelo donna. In genere una donna non può sposare un'altra donna. No, il matrimonio, la più bella fregatura per noi donne e la più bella invenzione per voi uomini. Ti assicuro che la fregatura è reciproca. Bravo, bravo. No, caro mio,
dal matrimonio voi avete tutto da guadagnare. Vi portate a casa una schiava che deve sottostare a tutti i vostri voleri. E tutto questo per 2 lire. Allora vuol dire che io ho usato un uomo travestito da donna. Sono contenta quando sento queste cose, sono proprio contenta. Vuol dire che il nostro sesso sta sempre prendendo più coscienza e si sta liberando dal retaggio di secoli e secoli di sudditanza. Ma quale sudditanza, Sofia, non esageri. È vero, nei secoli l'uomo è stato in primo piano nella storia, ma anche la donna l'ha fatta questa storia, magari all'ombra dell'uomo, ma era presente. Sembra stia parlando di una cospirazione. Noi donne abbiamo fatto la storia, ma tramando all'ombra degli uomini. Non intendevo dire questo. Insomma, non è, ve l'ho inventata io, la famosa frase che recita che generalmente dietro un grande uomo sta una grande donna. Ma si rende conto dell'enorme contraddizione di questa frase? Se c'è stata una grande donna, e per fortuna ce ne sono state parecchie, dicevo, se c'è stata una grande donna, il suo uomo non era che uno strumento, altro che grande uomo, era la donna che faceva per 2, e l'uomo recitava. Mi sembra che Napoleone avesse sul campo di battaglia sua moglie. Bravo! E infatti è morto in prigione a Sant'Elena. Se ci fosse stata sua moglie, oggi staremmo tutti parlando in francese e ci saremmo risparmiati tutti 200 anni di guerre. E poi, vedete che bella mentalità avete? Come esempio di grand'uomo mi portano a Napoleone. Un nevrotico malato di protagonismo che ha portato morte e distruzione in giro per l'Europa, lasciando milioni di vedove. Attenzione, vostro onore! Secondo la sotteria non erano vedove, ma donne finalmente libere. Lo sarebbero oggi, con un lavoro. Ma all'epoca essere vedove significava dover lavorare il doppio, o peggio, doversi prostituire per riuscire a sopravvivere. Se c'erano milioni di prostitute e gli uomini erano quasi tutti morti, non è che facessero a pari d'oro. Molto spiritoso. Ma lo sa lei come vivevano le donne 200 anni fa? Ne ha una vaga idea? Guardi, immagino fosse molto dura senza Ajax liquidi e telenovela. Vedo che è inutile parlare seriamente con voi. Dopotutto, siete uomini. Un uomo a me no, è pazza, non glielo permetto, è troppo sbagliato. Vede? Questa potrebbe essere la vostra salvezza. Cercare di assomigliare il più possibile a noi donne. C'è questo il grande errore. Ma come li critichiamo tanto questi uomini e poi? Ma si guardi, mi sembra tale quale un dirigente d'azienda. Tesoro, in fin dei conti le regole le hanno fatte loro e noi dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco. Ma una volta che avremo vinto la nostra battaglia, battaglie, padroni, schiavi, lotta dei sessi, ma l'amore? Non ho ancora sentito parlare d'amore. Ha ragione, amore, altra fregatura. Ah, ci lasciamo ancora incantare dal sentimentalismo. Abbiamo tutte ben impiantate in noi la sindrome del principe azzurro. Altra stupidata inventata dagli uomini. Ma lo sapete voi quanti roschi ci tocca baciare prima di trovare un principe? E poi non sempre funziona, sa? Così
ci troviamo un rospo in casa invece di un principe. Senta, lei è fortunata ad aver trovato un rospo disposto a baciarla. Sì, No, non lo faccia! Invece sì! Non incroci quelle gambe! E invece sì, perché altrimenti cosa succede? Il mio macello! Macello! Grazie! Andiamo, dai! È arrivato il dottore? Si sente bene? Si sente bene? No, no, è tutto a posto. Ho un dolorino qua perché devo aver picchiato da qualche parte, ma cosa ci facevo io di là? È un pisolino. Lo sapevo. Ma perché non si accomoda? Forse è meglio che non si siede, eh? Sì, sì. Ma la faccia spazzata. Mi scusi la curiosità, le capita così spesso di addormentarsi? No, no, è solo quando sono in un momento particolare di tensione, di ansia, così. C'è in me come un interruttore che scatta e mi spegne il mondo intorno e buonanotte, così. Lo sa che ci sono delle parole che funzionano proprio come un interruttore, così come dice lei. L'ho sempre sospettato, infatti sono venuto apposta dallo psicologo per cercare di capire se quale potrebbero essere queste parole. Sembra che sia legato a un trauma adolescenziale che non sono ancora riuscito a superare. Buongiorno. E questo è lo stile del dottore? Oh sì sì, c'è posto anche per il trattatario, adesso ne cerchiamo una sedia. Bene, allora fermi! Veramente io sarei uno psicologo, non so se... E allora?
Sei un dottore, sei laureato? No. C'è una via, no? No, cioè sì. Come no? Sì, sì, così o no? Sì. Oh. Ma non so se... Basta parlare. Mm-hmm. Ma cosa? Mm-hmm. Cosa stai dicendo? Che cosa c'è? Sì, ma cosa vuol dire? Probabilmente il suo amico ha bisogno di un vero medico che di uno psicologo come lui. Beh, io non posso certo andare in giro così. Lui è un dottore, lui mi può dire questa cosa qua dietro. Fallo bene, altrimenti... Dai, andiamo, accompagnami da forza. Carmina, muoviti. Dottore. Sei in studio, dottore. Senta, io ho fatto un corso di pronto soccorso. Sicuramente le servirà un'infermiera. E dai, allora sbrighiamoci, forza. Tu, seduta, vai. E su, accompagnami di là. Forza. Gaspare, stacca il telefono e chiudi bene la porta, eh. Così nessuno ci disturberà, eh. Sì. Ecco fatto. E tu cosa stai continuando a scrivere? Cosa stai scrivendo? Arrivato il dottore? Portate in terra sala. L'hanno fatto traiare. Senta, guardi che ci serve. Ma sta là. No, no, sto bene. Sta male anche lei. Sto bene? Senta, di là ci servono bende, gaffe, pinze da chirurgo e tanto disinfettante. Dove sono? Il dottore dice che c'è una farmacia qui più avanti alla rotonda a sinistra. Di dare l'elenco di tutte le cose da comprare in farmacia. Va bene. Forza. E voi cercate di non fare scherzi, perché altrimenti... Ma non dica così che mi spaventa! Davvero? Beh, sì. Quella cosa di mano, quell'aria minacciosa che ha. Ma allora secondo te ho un aspetto minaccioso? Beh, direi di sì. No. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, vado in farmacia? Certo. Ed è inutile dirti che se non torni... queste persone, chiaro? E mi raccomando, non chiamare la polizia.
Ma questa è ancora svenuta. È malato, eh? Tu, ti dici. Ma dì che non è contagioso. E io ho detto di sederti. No! Calma, calma, non è successo niente. Per favore, non urlate di là, stiamo facendo un intervento. Perché? Avete urlato prima voi? E tu perché hai urlato? E perché ha urlato lui? Perché urli? Non urlate, che date fastidio al dottore. Allora è arrivato il dottore? Sì, ti hai crociato in Terra Santa. Tu, perché? Perché lei ha mutato le gambe, no? Ancora con questa storia. Ah, è una storia, eh? Hai visto cosa ci è capitato perché lei ha voluto continuare a tenere le gambe incrociate? Non c'entra, non v'è niente nelle gambe. Un momento. Cos'è questa storia delle gambe? Oh, il signore qui sostiene che incrociare le gambe porti sfortuna. Va bene. Fesserie. Non sono fesserie. E la situazione in cui stiamo è la prova più lampante. Queste sono solo coincidenze. Eh sì, tutte le persone che non fanno caso a quello che fanno poi dicono coincidenze. Allora, fammi capire un attimo. Secondo te la fortuna non è casuale? Assolutamente. È vero che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. E che cosa vedrebbe la sfortuna? Ad esempio le persone che incrociano le gambe. Guarda. Se non la smette con questa storia, le gambe le rincrocio intorno al collo. Oh, silenzio! E questa storia mi interessa. E visto che tu sei un esperto, sicuramente mi potrai aiutare. Piedi su. Ho detto su. Ultimamente mi sento perseguitato dalla fortuna, non mi riesce più un colpo. Ma per fortuna! Per fortuna! Per incapacità! Per fortuna! Tutto è cominciato circa un anno fa, quando avevamo studiato un colpo e una bellissima villa. Avevamo studiato tutto alla perfezione, allarmi, orario degli abitanti. L'unico inconveniente era questo grosso mattino napoletano di guardia. Ma un nostro amico espertissimo ci consigliò di utilizzare quel petto per farlo addormentare. Sì, dai polpette, ci dice, ma voi andate lì, buttate le polpette nel giardino, aspettate una mezz'oretta e vedrete che il cane sarà bello che è partito. E così noi abbiamo fatto. Siamo andati lì una sera, abbiamo buttato le polpette nel giardino, abbiamo aspettato la mezz'ora che diceva il nostro amico, abbiamo scavalcato e... È finita che il povero Orazio è dovuto andare al pronto soccorso per 12 punti di sutura al sedere. Ma il cane non dormiva? Ma che dormiva e dormiva. Abbiamo scoperto soltanto in un secondo momento che si trattava dell'unico cane massino napoletano vegetariano al mondo. In pratica non mangiava carne, il nostro polpetto non è nemmeno visto. Certo che è un cane vegetariano proprio. Sì, ma mica è finita qui, eh. Dopo che Orazio si riprese, decidemmo di rapinare un furgone postale. Anche lì avevamo studiato tutto, eh? Autisti, orari, percorsi. Decidemmo di agire un giorno in cui c'era più imbrenato degli autisti e di fermare il furgone su una strada provinciale dove non passava mai, dico mai, nessuno. Ebbene, il piano sembrò funzionare alla grande. Fermammo il furgone proprio nel punto stabilito, ma nel momento in cui decidemmo di aprire le porte, fummo investiti da una fiumana di gente in pantaloncini e maglietta. Cosa? Sì, il sindaco ha organizzato proprio per quel giorno una gara podistica. E così fummo costretti a ficcarci tra i corridoi. Ed è finita che il povero Orazio è stato preso da una moto del servizio d'ordine. Sì, ma anche lì niente di grave, eh. 12 punti di tutto al sedere. Queste sono solo coincidenze. Ah sì? Sì.
senta cosa c'è successo quando abbiamo deciso di rapinare l'incasso di una fiera di bestiame di un paese di campagna. Anche lì avevamo studiato tutto alla perfezione. Tutto, eh. Decidemmo, abbiamo visto che il momento per intervenire era la sera, quando l'incasso era bello pieno, e poi la confusione del bestiame in movimento sicuramente ci avrebbe aiutato la fuga, uno pensa. Allora, l'incasso mi ha messo un grosso e appunto stavamo scappando per tra bestiame, finché non siamo passati davanti a un toro che appena ci ha visti si è iniziato a rincorrere per tutta la fiera. Alla fine ha preso la... era quello che portava in casa. Detto però, dai. Sì, ma anche lì niente di grave, eh. 12 punti di sicurezza. Certo che vedere del suo amico presso somigliato c'è qui a lampo. Io senta, a me sembra in effetti che quello più sfortunato tra voi due sia proprio il suo amico. Sì, anche adesso lui di là con una fetta di sedere. Deve essere la signora che è andata in farmacia. Ah, è vero, me l'ho proprio dimenticato. Sentite, io penso che questo pezzo lo si possa fregare facilmente. No, io invece penso che si possa aiutare, poveretto. Poveretto? Sì. Ecco qua, ho fatto più veloce che potevo. Bene, adesso vai di là, vado tutto e torno qua a sederti. Va bene. L'appartamento del primo piano, questo qui sotto, e io con un piede porco sto cercando di forzare un armadietto, quando a un certo punto uno delle cerniere ha ceduto e così sono stato costretto a appoggiare violentemente su questo mobile. Sul mobile c'era un vaso che si è adagiato sul lato e ha iniziato a rotolare fino in fondo, fino a cadere sul tavolino lì sotto. Sul tavolino c'era una lunga pipa che è partita come una catapulta andando a picchiare contro l'armatura. L'armatura a sua volta aveva una lavata che si è sganciata e andando a picchiare contro il muro. Sul muro c'era un arco con infilato una freccia, la freccia è partita e... Ma lei non si arrende nemmeno di fronte all'evidenza, eh? Oh no! Mamma mia! Il vostro è un caso del tutto particolare. Senta, non è che oltre ad incrociare le gambe dell'altro? Ma non so, non saprei. Sale? Sale. Dicevo, sale? Che cosa? Il sale, l'ha mai rovesciato! Ah, e chi si ricorda? Forse sì, forse no. Le è capitato di recente di rompere qualche specchio? Oh sì, un intero furgone! Cosa? Sì, ma prendete quel furgone, quella gran impalcatura dietro che serve per portare i vetri?
Ebbene, avevo appena rubato un motorino e cercavo di svincolarmi per le vie della città. Quando a un certo punto un gatto nero mi ha attraversato la strada. Un gatto nero? Eh sì, allora io per evitarlo ho tracciato a sinistra, ma da quella parte sopraggiungeva proprio il furgone carico di specchi. Che tra una pernata e una sterzata, beh, in pratica non si è salvato nemmeno uno specchio, guarda. Per fortuna sono riuscito a dileguarmi però io. Ma lei... è una fortuna che ancora sia vivo! Perché? Perché? Ma come? Gambe incrociate, specchi rotti, sale rovesciato, ce n'è da far fuori un esercito! Ecco, lo sapevo che ero sfortunato allora. Tutti seduti! Presto, chiami la polizia! No! No! L'uomo ha bisogno di affetto e non di altra violenza. Ma guardi, poi quello è armato, eh? Sì, ma sono sicura che non userà mai quella pistola. Ma no, vi prego, dimmi, sono minacciata da un uomo con la pistola e devo stare attenta, io non usare violenza. Sì. Seduta. Seduto, detto. Sì, ma con calma, guardi che non voglio certo usare di violenza. Ma vuole smettere di urlare? Poi il suo amico si sveglia e ha di un'indicazione. Ma tu, non sei tu a fare l'indicazione? No, io faccio gli interventi. Per la medicazione ci può pensare la signorina, vero? Come interventi, scusi, ma lei non è uno psicologo? Sì, ma sono pur sempre un dottore. Dottore? È arrivato il dottore! Quella si è svegliato il pisolo! Piccolo! Piccolo! È arrivato! Ma io a Peppe lo conosco! No, Svegna! Svegna! Ma questo qui dorme sempre! Uè! Per forza! È malato! E poi lei si continua a puntare in faccia quella Geggio! Ma scusi, ma ha detto di conoscerlo? Sì! Se non sbaglio, eravamo in classe insieme ai tempi delle medie. Perché lei è andato anche a scuola? Certo, dico che ho imparato il mestiere. Senta, ma è proprio sicuro che sia lui, guardi bene. Sì, come allora? Sì, più lo guardo, più ne sono convinto. Si chiama Gianni. Gianni è 90. Ma noi lo chiamavamo? Gianni se lo fa sotto. Se la fa sotto? Sì, perché durante un'interrogazione si è riempito di... Ehi, ascolti, sta così, meglio non entrare nei particolari. Invece no, lei ci deve raccontare tutto, perché così forse riusciamo a capire le origini della sua malattia. Sì, dottore ha ragione. Grazie, signorina. Niente. Per cui forza, mi raccomando, ci racconti tutto, tutto, anche i minimi... Non è che ci sia molto da raccontare. Mi ricordo che avevamo questa insegnante di italiano storia che era una vera artia. Ah, un insegnante di storia, eh? Sì, una maniaca delle crociate in terra santa. Le crociate in terra santa, eh? Esatto, tutte le volte ci terrorizzava con le interrogazioni minacciandoci di bocciare. E mi terrorizzava pure! Ma la vuole smettere di cacorare! Ma cosa successe di preciso? Beh, un giorno la strega decide di interrogare proprio lui davanti a tutta la classe. Non abbiamo mai saputo se stesse già male o avesse mangiato qualcosa che l'ha fatto star male. Sta di fatto che la fatidica domanda, crociata in terra santa, è dapprima impallidito. Si è piegato a metà, dopo qualche secondo si è messo la mano dietro i pantaloni, mentre nella classe si diffondeva un inequivocabile odore di... Abbiamo capito. Ma la cosa più terribile per lui, nel silenzio generale di tutta la classe, la ragazza più carina di cui tutti eravamo innamorati, scoppiò in una fragorosa risata, un'umiliazione tremenda. Poverino! E da quel momento avete cominciato a prendere in giro per questo fatto. Adesso è tutto chiaro. Certo, lui poverino ha voluto rimuovere questo brutto episodio e ogni volta che qualcuno o qualcosa lo obbliga a ricordare, lui... addormenta. Bisognerebbe obbligarlo a ricordare, magari guarisce. Magari guarisce? Non dovrebbe dircelo lei se guarisce? Sì. Volevo dire.
magari dovesse ricordare in qualche modo. Ma certo! La famosa terapia dello psicodramma! La teoria dello psicodramma? Praticamente il paziente in scena insieme ad altre persone una o più situazioni della sua vita passata, nel nostro caso la fatidica interrogazione, di modo che rivivendo la stessa situazione da adulto può dare il giusto peso alle proprie azioni, rimuovendo altresì il blocco psicologico ad esso connesso. La teoria dello psicodramma! Appunto, là. Non sapevo che anche lei fosse il seguace di questa nuova teoria medica. Meno io. Beh. Ah, quindi, secondo voi, se noi dovessimo mettere la scena, insomma, che a causa di tutto questo lui potrebbe guarire? Sì, lei cosa ne pensa, dottore? Sono sicuro, ma sicurissimo proprio. Per cui forza, aiutatemi. Allora, facciamo così. Grazie, presidente. Ora mettiamo. Da qua. Da qui. Ecco, se lei mi aiuta. Ma... Ecco, qua. Ecco, mi raccomando, però non accavalliamoci, perché se poi signore... Una mano la buttiamo qua. Sì, una vera strega. Lei fa l'insegnante. Perché? Mi sembra una strega io? No, non mi permetterei mai. Perché lei è l'unica ad avere una certa autorità, quindi lei è dotata, diciamo. Sì, effettivamente. Solo io potrei fare l'insegnante. Sì. Se si vuole accomodare, quella. Certo. Prego. Lei farà la bella della classe. Come si chiamava la bella? Si chiamava... Ah, Melissa! Melissa! Melissa, si siede qua in prima fila! E lei, professoressa... Come si chiamava la pia? La strega... Fugani! Lei, professoressa Fugani, sì. Prenda nota dei nomi degli alunni per l'appello! Certo, certo! Si ricorda qualche altro nome? Lui chi potrebbe essere? Lui potrebbe essere... Narciso, espertissimo delle figurine dei calciatori. Narciso? Ma c'era qualcuno come non normale? Narciso si metta qua. Io invece mi metterò qua dietro. È sempre stato il mio posto preferito. Ah. Lei come si chiama? Gaspare. Gaspare. Te pareva, Gaspare. Un altro nome... Gaspare. Quindi trovi Lissa, si ricorda il nome di qualche altra compagna di classe? Beh, c'è una che mi ricordo un po' lei, noi la chiamavamo Stecchino. Come si chiamava? Gitta. Gitta? Sì, abbreviazione di Amelie Gitta. E poi ci si stupisce se la gente va fuori di te. Con dei nomi così, Amelie Gitta, Narciso. Vabbè. Lei può fare la capoclasse. C'era la capoclasse? Oh sì, sempre in prima fila. E come si chiamava? Noi la chiamavamo Ecca. Ho capito il motivo, Ho capito, però non è che per l'appello per non dire la Ecca. Si chiamava Quinta. Quinta perché è la quinta di cinque fratelli? No, perché era la prima di sé. Perché avrebbero dovuto essere cinque. Perché non prima? E come avrebbero chiamato l'ultimo? Quinta. Ma se erano sette? Ma come si chiamava l'ultimo? Umberto. Ma cosa si chiamava? No, chi l'aveva indicato il suo padre io? Quinta, ragazzi. Adesso il problema è come si vede lui. Lo svegliamo e gli spieghiamo quello che stiamo facendo. Ma assolutamente no. Perché no? No. Secondo me bisogna svegliarlo e farlo entrare subito nella scena, senza dargli il tempo di stressarsi e addormentarsi. Dobbiamo catturare subito la sua attenzione. E il dottore ha ragione. Grazie. Potremmo, appena si sveglia, cominciare l'appello. Giusto. E io potrei...
potrei presentare l'insegnante. Ma giusto. E io potrei fargli gli occhi dolci. Giusto. E io potrei parlargli di figurine. Ma come? Ma il dottore ha ragione, non dobbiamo calcare troppo la mano. Dobbiamo inserirlo nella scena e far sì che poi sia lui stesso ad evolverla. Giusto. Bene, quindi chi lo sveglia? Ci penso io. Ok. Lei si alzi e presenti la professoressa... Fuganti, la quale partirà con l'appello. Siamo tutti pronti? Dai, vado, mi raccomando lei. Dottore! È arrivato il dottore! Classe in piedi! La professoressa Fuganti! Bene, seduti! Comincia l'appello! Professoressa Fuganti! L'arpia! Quinta! Presente! Ma... Lecca! Gilda! Presente! Oh, Stecchino! Oh, c'è Stecchino! Narciso! Presente! Il re delle figurine! Gianni! Presente, prof! Melissa! Presente! Oh, ma c'è Melissa la bella, dai! Gaspari! Presente! Oh, ma non è sta, guarda qua! Questo non se l'aveva detto! Non è che vuoi più ricordarti come dai! Bene! Oggi ti erogherò in storia! C'è qualche volontario? Io! Scusate, sono entrato un po' troppo nella parte, no? Allora, se non ci sono volontari, decido io. Oh, ti si interroga a me, lo so che interroga a me, molto. La camarella è finita, non si è buttata la cosa! Ma quale è finita? Appena è cominciata! Ma come te ne cominci? Ma sì, appena l'ha fatto l'appello! Ma è solo una campanella! Ma l'ha fatto l'appello, appena iniziata! Ma la lezione! Allora. Signor capoclasse, vada a vedere chi è? Magari è il preside, se professoressa. Se il preside è venuto sicuramente per me, ma... Ho ancora a casa la sua penna stilografica d'oro! Continuate pure, non preoccupatevi, Ma che ci fai tu qui? Sei venuto ad arraffare qualcosa come il tuo solito? No, vede che è prevenuta nei miei confronti? Sono qui perché questo è lo studio di un nuovo psicologo e io voglio curarmi. Tu dallo psicologo? Cioè. E chi paga? La mutua. Ma se non ce l'hai... Ma vede come la fa difficile. Lei non vuole darmi la possibilità di guarire, vuole che continui ad essere un alcolizzato, un reietto. Non vuole darmi la possibilità di redimermi. Allora quando farmi così difficile? Ah, molto spiritosa lei? Come mai qui? Disturbi nervosi? Ma fammi un piacere. Piuttosto, c'è stato un furto nell'appartamento qui sotto al primo piano. E siccome siamo arrivati qua di subito, il rapinatore non può aver fatto in tempo certo a scappare. Deve essere ancora qua nel palazzo. Perciò stiamo perquisendo tutti gli appartamenti. Cercate qui in mezzo a tutta questa gente. Ma perché no? Ma perché ce ne saremmo accorti se qualcuno fosse entrato con una pistola, dai! E come fai a sapere che ha una pistola? Come faccio a sapere? Perché è un cannone che sarebbe stato un po' troppo ingombrante da portare, no? Possiamo continuare? Certo, ma qual è, dottore? Non glielo posso dire, è una nuova terapia. Potrebbe essere chiunque. Cosa stanno facendo? È la ricostruzione di una classe di qualche anno fa. Ora, silenzio, ascolti, continui pure, professoressa Fuganti. Professoressa Fuganti? Allora, vediamo un po' di interrogare oggi. Ma sono sicuro che chiama me. Ma sì, chiamiamo Gianni. Ecco, lo sapevo. Ma dai, che sei preparato, dai, non ti preoccupare, dai, studiato. Ma sì, dai, in fondo... Ma sai, sono preparatissimo. Allora, mi parli un po'. Sì. Delle crociate in Via Santa. Ora dobbiamo ricominciare il tour. Si chiamano crociate in Terra Santa quelle campagne militari che l'Occidente ha promosso contro
l'espansione araba in Medio Oriente. Hanno occupato circa un secolo e hanno visto personaggi del calibro di Federico Barbarossa e Riccardo Guardileone. Beh, mi sembra che possa bastare, preparati. Senza dubbio l'allievo è preparatissimo, quindi possiamo fare un'altra domandina? Professoressa Fuganti? Cominciava a piacermi. Ma questa è la mia classe. Come? Cosa? Certo, e lei è la professoressa Fuganti, la strega di storia. Vabbè, ma sempre con questa parola. Sapete chi è altro? E tu sei già di Stella Fasoni? Non più. E questa sono io, la capoclasse. Oh, lei sarebbe quinta? Lecca. Ma come mai si chiama quinta? Beh, io sono la prima di sette fratelli. E perché non prima? Come avrebbe dovuto chiamarsi l'ultimo? Quinta! Ma se siamo sette! Ma va bene, basta così, per carità, non vorremmo ancora ricominciare con questa storia. E tu non puoi essere che Melissa? Sì. E tu chi sei? Io sono Narciso. Il re delle figurine. Ah, ma non sono io. Ma Loretta! No, ma non sono io. Non puoi essere che tu. E sono sicura che eri tu qui sotto a rubare nell'appartamento. Ma guardi che è possibile, io ho rimasto con loro tutta la seduta. È vero. E da quando eravamo alle scuole medie, che siamo uno contro l'altro. Lui a rubare ed io a rincorrerlo. Sì, ma lui è innocente. Questo lo vedremo. Lo vedremo dalle impronte digitali che abbiamo rilevato su un vaso e su un'armatura. Ma non è stato rubato niente? Se non c'è bottino, non c'è reato. Non c'è refurtiva, quindi. E invece sì, che è stato rubato qualcosa. Che cosa? Una freccia. La freccia. Sì, una freccia di altissimo valore, in quanto appartenente a una tribù africana ormai quasi estinta. Ed è anche molto pericolosa, perciò ti conviene dirmi subito dove l'hai messa. Pericolosa? Sì. Sulla punta c'è un potente veleno. Veleno? Sì. Mortale? No, però se qualcuno viene a contatto con quella sostanza può andare ad incontro a problemi molto seri. Cioè? In pratica è un veleno che agisce sul sistema nervoso periferico. In pratica, chi viene colpito da una di queste frecce, pur mantenendo una certa lucidità mentale, viene preso da una irrefrenabile voglia di agitarsi tutto, di muovere braccia e gambe come se stesse ballando. Aiuto! Gaspare, stai tutto a regalare, aiuto! Gaspare, aiuto! Bene, così abbiamo trovato anche dove è finita la repulsiva. Un momento. Sì? I signori qua e anch'io possiamo testimoniare che il signore ha preso la freccia contro la sua volontà. Cosa significa? Che ha rubato la freccia, è vero, ma non poteva farne a meno, si è incastrata nel sedere. Questo lo spiega il giudice. Io intanto li devo arrestare per furto. Andiamo. Grazie allo Stato, amici. Certo che sono proprio sfortunati, anche una freccia avvelenata. Io devo andare, sono guarito ormai, devo andare a dire a mia moglie, arrivederci, sono guarito. Aspetti, cosa vedrà Santa? Sono guarito, scherzetto! Seduta monotona, eh? Ah no, certo che no. Vabbè, adesso quando sarò in crisi, che non so che cosa fare, prenderò appuntamento da lei, dottore. Mamma mia, sono tantissimo! Mi serve tutto quello che ho da fare! Tutto quello che da fare! Sono sicura che il mondo è andato avanti lo stesso anche se lei era qui con noi. Ma lei è sempre così spiritoso? Ma stavo solo scherzando, su via. Mi permette di offrire un aperitivo? Sì, va bene, vorrei. Basta che mi prometti di non farmi fare troppo tardi, eh? Promesso. Va bene, andiamo. Beh, è quasi ora di pranzo. Cosa ti dite? Andiamo anche noi a fare un aperitivo?
Mi sembra un'ottima idea! Andiamo! Andiamo! Tesori, tutti visto? La cosa buffa è che siete loro romani. Quelli normali sono loro e noi saremo i bratti. Vabbè, bagno o io e te abbiamo da fare ancora una bella passeggiata del parco? Cosa ne parco? Appunto. Cosa ne fai? Aspetta. Ma cosa fa, dottore? Non viene? Mancate solo voi. Chiamate, dottore. Come dovremmo chiamarla, scusi? Cosa ne fai? Cosa ne fai, certo? Ti chiami, dottore, meglio che ti chiami professore. Penelope, raccontami tutto con calma. Come mai ci sono tutte queste sedie fuori posto? Grazie.
mattino prima di scappare. E io mi sto l'altro. Ma dove sono andati tutti? Thank you.